Sì, allora, nuova direzione dell'Ambra è dal dicembre del 2010, cioè quando Officine Culturali, di cui io sono anche legale rappresentante, ha preso in gestione l'Ambra Joinelli dopo la chiusura della gestione con la direzione artistica della Dandini. Quindi dal dicembre 2010 ci siamo noi. Cosa è successo? È successo che abbiamo fatto un buon lavoro artistico, abbiamo fatto una programmazione che è riuscita a riportare pubblico al teatro, nonostante tutte le difficoltà legate al quartiere dove il teatro, che diciamo non facilita il nostro lavoro, però siamo riusciti a fare un buon lavoro. Dopodiché, la struttura ha una serie di problematiche legate agli impianti, legate a dei lavori che probabilmente sono stati fatti male all'inizio, cioè so per quanto mi è stato detto che nel 2000 ha riaperto il teatro con un'importante ristrutturazione. Ci sono delle problematiche che già allora venivano lamentate anche dalla vecchia gestione, che riguardavano gli impianti, problematiche strutturali che non potevano essere risolte da noi, ma inevitabilmente dalla proprietà. E quindi diciamo ad una prima fase in cui non siamo riusciti a trovare un accordo con la proprietà e quindi per forza di cose siamo stati un po' costretti ad annunciare la chiusura, è seguito poi un lungo periodo di silenzio in cui noi abbiamo avuto, grazie soprattutto al sostegno della stampa, allo spazio che ci hanno dedicato i media, che è stato molto importante, agli appelli che hanno fatto gli artisti e soprattutto devo dire grazie al sostegno del pubblico, che ci ha veramente fatto un'iniezione di ottimismo, cioè ci ha fatto venire la voglia di continuare a lottare, a stare qui. Siamo riusciti a rintavolare una nuova trattativa con la proprietà, che in buona parte, insomma, non si è ancora definitivamente conclusa, ma siamo veramente ormai in chiusura, però siamo riusciti, facendo dei sacrifici, noi e anche loro, a trovare delle soluzioni. Quindi immagino che tra luglio e agosto partiranno i lavori e riusciremo a garantire un teatro caldo perlomeno. Il segreto di un cartellone così ricco e così con nomi così importanti. Ma il segreto è sicuramente tanto lavoro c'è dietro e sicuramente noi siamo entrati qui con la volontà di creare una casa per gli artisti, cioè, per noi è fondamentale che le compagnie entrino e stiano bene, e questo ci ha in un certo senso premiato, nel senso che gli artisti molti ritornano in teatro, ritornano qui e si sono trovati bene, quindi abbiamo avuto un forte sostegno da loro e lo ripeto ancora una volta da parte delle produzioni, che poi inevitabilmente sono quelle che rischiano di più, quindi noi abbiamo avuto delle grandi attestazioni di affetto, possiamo dire, perché molti potevano andare in altri teatri, cioè è chiaro che molti artisti presenti non avrebbero avuto problemi a chiedere ospitalità da qualche altra parte, probabilmente anzi hanno avuto anche molte richieste, ma hanno preferito aspettare e vedere se riuscivamo a stare all'Ambra Joinelli tutti quanti.